sempre con noi, Signore, la tua benedizione. Parola il Presidente del Consiglio dei Ministri, Dottor Matteo Renzi. Signor Comandante Generale, autorità tutte, studentesse, studenti che con le vostre bandiere siete qui oggi, capita mille volte nella vita di avere la possibilità di dire un grazie che è più grande di noi. Il grazie che a nome del Governo ho l'onore e anche per alcuni aspetti l'onere di portarvi, è un grazie che è molto più grande di una singola persona. Abbraccia 200 anni, abbraccia istituzioni che si sono profondamente modificate nel corso del tempo, abbraccia quel motto che sembrava forse un motto persino esagerato all'inizio, nei secoli, e oggi noi possiamo dire che da adesso il secolo diventano due, nei secoli inizia a essere sempre più vero quel motto, nei secoli, all'elemento straordinario della fedeltà, la fedeltà alla Repubblica, in questo caso la fedeltà ai valori democratici, la fedeltà alla comunità. È un grazie dunque che abbraccia due secoli, che abbraccia tante donne e tanti uomini, che abbraccia il signor Comandante Generale, arrivando fino, lasciatemelo dire, da cittadino di un piccolo comune, quando ero piccolo, il maresciallo della stazione, che è qualcosa di più di un'istituzione, perché è la persona a cui chiedere un consiglio anche oltre le questioni della sicurezza, perché non c'è dubbio, l'arma dei carabinieri è elemento cardine del sistema di sicurezza in Italia. Ma è molto significativo che siano stati i sindaci a concorrere, ha parlato Ignazio Marino, ha parlato il presidente dell'ANCI Piero Fassino, a concorrere alla realizzazione, perché è una restituzione di quello che specie sul territorio, nei territori più piccoli, fa per esempio il singolo maresciallo quando dà un consiglio persino sulla squadra di calcio del paese, o il brigadiere, l'appuntato, ma arriverei al carabiniere semplice che con il suo impegno rende onore alla divisa, rende onore all'Italia. Ecco, dunque, questo è un grazie che è più grande di quello che una persona può dire. E allora mi limito a fare due sole considerazioni. La prima vorrei proporla alle studentesse e agli studenti, ai ragazzi delle scuole che sono qua. Camminando con il Comandante Generale abbiamo prima di tutto salutato la bandiera. E salutare la bandiera significa dire che siamo orgogliosi di far parte di quella comunità, dire che noi siamo felici di essere italiani. Salutare la bandiera significa dire grazie a chi ha combattuto, ha vissuto, è morto per il nostro paese, per difenderlo dalle insidie che stavano fuori di noi e qualche volta anche dentro di noi. Salutare la bandiera significa essere se stessi. Voi avete in mano una bandiera, vorrei farvi un augurio. Questa cerimonia, la vicinanza con l'arma dei carabinieri, aiuti tutti voi a sentirla nel cuore. E quando vi diranno, quando qualcuno vi dirà che onorare la bandiera non serve a niente, beh, pensate che ci sono delle persone che hanno vissuto e talvolta hanno smesso di vivere proprio perché noi potessimo essere qui oggi. E poi tornando abbiamo salutato il labaro dei carabinieri e quindi in qualche modo abbiamo salutato tutte le donne e gli uomini che lavorano e che difendono il nostro paese e che promuovono il nostro paese nell'arma dei carabinieri, e poi due comuni che sono decorati di medaglia d'oro, il comune di Torino, è il comune del presidente dell'ANCI, e il comune di Roma, che è il vostro comune che il sindaco ha salutato. Questi simboli non sono dei simboli astratti, sono i simboli del nostro paese. Vorrei augurare alle studentesse e agli studenti che sono con noi oggi di avere a cuore questi simboli come simboli di bellezza. I bambini mi guardano male, bellezza? Ma bellezza a Roma sono le opere d'arte, sono i giardini, è la straordinarietà del paesaggio, è la qualità dei monumenti. C'è una bellezza che dà senso e significato alle opere d'arte e che
non me ne voglia il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, è quasi più grande di un monumento e di un'opera d'arte, anzi elevate pure il quasi. È la bellezza di una comunità che fa il proprio dovere. Dentro l'Arma dei Carabinieri ci sono tanti eroi che hanno perso la vita, ma ci sono anche tanti eroi che vivono il proprio eroismo facendo il bene tutti i giorni. Ed è quello che vorrei augurare anche a ciascuno di voi. E poi, infine, una considerazione, il signor Comandante mi permetterà di rivolgerla ai suoi uomini, anzi a questo punto anche alle sue donne, ai suoi uomini, perché come è giusto che sia, straordinario anche il valore delle giovani donne che ho conosciuto alla scuola di Santa Maria Novella a Firenze nella mia esperienza precedente, quando alla cerimonia era una donna premiata prima di un uomo, c'era una soddisfazione doppia da parte degli istruttori, da parte dei signori generali che guidavano la scuola. Vorrei rivolgere un pensiero a nome di questo paese. I Carabinieri nella tormenta, l'opera molto bella del maestro Berti, sicuramente ci porta indietro al passato, a quando in scenari di guerra, anche all'interno del nostro paese, l'Arma dei Carabinieri si è distinta con quella generosità e quelle caratteristiche che tutti noi riconosciamo e che oggi onoriamo all'interno di questo giardino. Ma c'è una tormenta anche oggi che colpisce le donne e gli uomini che lavorano con una divisa. È una tormenta più strisciante, un vento più gelido, un vento forse meno impetuoso e meno visibile, ma è il vento di chi vorrebbe farci credere che queste donne e questi uomini sono soli, sono abbandonati. Io vorrei che il governo e le istituzioni potessero dirvi oggi che in questa tormenta, che è la tormenta della solitudine in alcuni casi, la tormenta della lontananza, la tormenta delle difficoltà, la tormenta della sfiducia, talvolta anche la tormenta del mancato riconoscimento economico, che non è la priorità, se no uno farebbe un altro mestiere, ma che comunque è importante ed è giusto da riconoscere, in questa tormenta vorrei che fosse chiaro il messaggio che un paese serio non lascia mai le proprie persone migliori a combattere da solo. E allora noi sappiamo che c'è una tormenta in corso un po' diversa, ma sappiamo anche che la forza e la qualità di questo paese è molto più grande delle paure che lo contraddistinguono. E mi piace pensare che un'opera d'arte inserita in un giardino davanti al Quirinale sia il messaggio più bello che l'Italia ha scritto in questi 200 anni, pagine bellissime, ma ha tanta voglia di scrivere pagine ancora più belle. Grazie al contributo dell'Arma sono certo che saremo in grado di farlo, grazie al contributo di tutti voi continueremo a servire e a onorare quella bandiera e credo che tutti insieme potremo continuare a dire viva l'Italia, viva l'Arma dei Carabinieri. Vicino di casa, io sono venuto, io sono venuto.